Cara Natalie, presto passeremo di nuovo del tempo da soli. Ma stavolta sarà diverso, speciale. Non abbiamo mai avuto modo di conoscerci, e mai davvero a fondo. È giunto il momento che io mi faccia avanti. Ma senti, devo dirti una cosa. Che c'è? Ero nell'ufficio di Trevor prima, davanti al suo computer, e ho visto una cartella con il tuo nome, Natalie. E cosa c'era? Non lo so. Ci ho cliccato e dentro c'erano altre due cartelle, Natalie Foto e Natalie Video. Cosa hai trovato? Dicono che il tempo non si può controllare. Una volta che passa, non torna più. Lo hai perso per sempre. Se vuoi qualcosa, devi farla a qualunque costo. Dammi la chiave, dammi la chiave! Non possiamo uscire, è troppo rischioso. Ehi, Trevor, posso farti una domanda? Sei sposato? Sono un uomo d'affari. Non ho tempo per queste cose. E cosa fai quando non sei qui? Di solito pianifico il lavoro. Che dire, io amo il denaro. Ti permette di vivere bene e di avere quello che vuoi. Che altro? Quello che vuoi. Ok. C'è un altro? Chi è? Quello nuovo dell'ufficio? Di che parli, Steven? Dove si nasconde? L'altro giorno mi sono addormentata in ufficio. È stato terribile. Ed è perché sono troppo stanca e il mio corpo mi sta chiedendo di riposare. Signor McNeil! Non so che cosa... Oh mio Dio, Dave! Oddio! Tutti viviamo ogni giorno pensando al nostro futuro, a come saremo, dove o cosa faremo. Hai avvelenato Dave! Che cosa dici? Ci dimentichiamo che noi siamo qui adesso. Ed è adesso che dobbiamo agire. Natalie! Sei innamorato di me o una cosa simile? Stai delirando. Non ci credo. Natalie, senti, c'è un ladro là fuori.